Ore 11:30, si parte per la Varcodera. Beh, 15 euro di parcheggio, niente male. Agosto, non è oggi. E cominciano i simpatici gradini. Caldo mostruoso. Sapevamo già che questo pezzo iniziale con i gradini sarebbe stata una sorta di via crucis. E vabbè, spezzo le gambe. Cazzo, si rampa. Andiamo bene. Andiamo, va. Andiamo bene. Cazzo, è calda. Sembra di essere in Toscana a Luna quando si attraversava la Pineta per rientrare dalla spiaggia. Con le cicale che cantavano a nastro per il caldo. Ma io mi domando, questo come ha fatto ad arrivare qua? Da dove cazzo è arrivato? Ma è un po' di anni che è qua. Visto com'è il livello di crescita di questo albero, questa betulla.
eccolo là, in fondo si vede l'abitato di Codera. Adesso noi dobbiamo però scendere, fare quelle cazzo di gallerie e poi risalire. Auguri. Ok, cominciamo le gallerie. Sto sognando di fare un bagno in questo torrente. Questa idea che hanno fatto la cosa per gli elicotteri di fianco alla teleferica.
poco poco sbaglia la manovra, finisce dentro nei cavi della teleferica l'elicottero. Ma sarà nuvole, eh? Vedete di stare a casa vostra. Io non c'ho molta voglia di prendere acqua oggi. Sono arrivato a Codera dopo 2 ore e un quarto. Salute. Adesso trovo un posto dove mettermi a mangiare e poi si riparte. Non so se funziona questa, adesso proviamo subito. Yes, molto bene.
avanti che ci abbiamo da camminare ancora. Molto bene. E i turisti sono benvenuti, vedo, in questo posto, ma fa niente. Che voglia di buttarsi dentro. E che cazzo, vederla così sembra la valle delle disgrazie. Sai nuotare? No? Allora non puoi andare in Val Codera. Ma pensa a te. Mamma se tira. Cito, che forse abbiamo trovato un posto dove metterci. Sì. Che nuvola! Raspo, un'ora e un quarto. Molto bene. Ecco, vedi, potevo venire qua a mangiare. Almeno c'era l'ombra. Ah. Stanno facendo anche indietro, c'era addirittura una betoniera. Mi domando sempre come abbiano fatto a farla salire, ma non importa. Stanno facendo il rifacimento della strada. Questa però 35 anni fa non c'era. Sono abbastanza sicuro che non ci fosse questa strada. Così come è fatta adesso, c'era un sentiero, sì, ma una strada non c'era.
questo, cioè, se tutti gli altri, mi potevo immaginare che li avessero portati su con l'elicottero, questo da dove cazzo è salito? Che è enorme, ma proprio non me lo spiego. Bello, fresco, nuovo. La fatica. Meno male.
belle, ordinate, in fila, una dietro l'altra. Forza che sei in ritardo, su. Chiudere il buco. Avanti. Una bella foto, un bel bosco di abeti. Oh sì sì, questa strada che stona, secondo me ma stona tanto anche. Ah, ecco, com'è, non si possono piantare le tende e qua c'è un accampamento. Ah, in figa, va. Oh yeah, uno scout. Questo bosco è bellissimo. Peccato che siano così inospitali questi signori. Vabbè. Dovrei essere arrivato al rifugio ormai. Eccolo lì, il rifugio. Cinque ore. Esattamente 5 ore. E 1028 metri di dislivello, perché siamo là, saranno 1030. Bene. Sì, dai. Parte il primo pezzo. Diciamo che il paesaggio diventa bello un bel po' dopo Codera. Prima un po' così. Questo pezzo qua è veramente molto bello.
adesso andiamo un po' a vedere come sto rifugio. Fatta la doccia è tutta un'altra cosa. Sorti durini della cucina. Abbiamo un bel orticello.